perfetto, ho finalmente finito con la parte frontale e superiore. Ti riepilogo un attimo che cosa ho dovuto smontare, che cosa ho combinato alla fine. Dunque, lato impianto del gas, ho deciso di lasciare attaccato il riduttore al tubetto, ma poi vedo, insomma, se mi dà noia lo sgancerò e lo smonto completamente. Ho tolto la vaschetta del liquido di espansione, che era qui, ricordi? Poteva stare, originariamente poteva stare anche sul motore e scendere insieme. Questo veicolo, essendo equipaggiato da un impianto GPL, ha delle complicazioni, insomma, a cui ho dovuto girare attorno fondamentalmente. Questi sono i due tubi che arrivavano al riduttore del gas e li ho staccati perché uno dei due scenderà col motore, secondo me, e l'altro invece resterà vincolato ai due tubi del riscaldamento. Allora, vedi, qui ho fatto un bel po' di spazio, ho staccato un sacco di cose. Allora, tubo del riscaldamento che entra in abitacolo, secondo tubo del riscaldamento che entra in abitacolo e qui viene sdoppiato per arrivare al riduttore, quindi questo io credo che resterà sul veicolo, e quello che si è attaccato invece qui dietro scenderà insieme al motore. Poi è emerso un altro elemento che mi era sfuggito prima, in realtà sono altri due. Il primo è il flauto degli iniettori della benzina, che in questo motore si trova all'interno della chiocciola del collettore di aspirazione, quindi mandata della benzina dal serbatoio al flauto iniettori, e questo che è un tubo semirigido in plastica che è quello dei vapori del serbatoio, il famoso canister, credo che l'accento sia questo, non ho mai ben capito, ho sempre litigato con questo accento, questa parola brutta e praticamente questo tubo arriva a collegarsi al collettore di aspirazione, quindi sganciati questi. Ho sganciato le due funi di comando innesto marce, che sono queste due, sono collegate al cambio con due occhielli dentro fondamentalmente a pressione e due gabbiettine metalliche che tengono fermi i due punti di rinvio della fune, uno bianco e uno nero per riconoscerli. Vediamo se riesco a zoomare un pelino. Ok, e poi finalmente sono riuscito a staccare la crociera dello sterzo. Una cosa importante, allora, come preventivato ci ho impiegato parecchio, era tutto ossidato, tutto inchiodato, non l'ho pulito apposta per darti la possibilità di percepire, ecco, zoom un po', di capire cosa si crea all'interno di questi componenti e la differenza dei materiali acciaio e acciaio e alluminio crea ancora più ossido, quindi ho tribulato parecchio a smontarlo. Sono dovuto intervenire addirittura con una piccola fiammella, un piccolo saldatore a gas per poter scaldare l'alluminio, stando attento a non bruciare nulla, a non bruciare i componenti plastici della scatola guida, ovviamente, ma per far muovere i materiali e riuscire a far penetrare un po' di svitol, di liquido sbloccante. Fatto ciò, mi accorgo adesso, parlando con voi, con te, che mi manca giusto la spina della scatola guida e qui dovremmo aver finito. Questi sono i due tubi dell'aria condizionata. Come immaginavo, effettivamente è stata la scelta migliore staccarli dal condensatore anteriore e quindi dovremmo essere a posto. Direi che arrivati a questo punto siamo a un buon punto, è sera, devo chiudere, sfuma l'idea di appoggiare il motore in terra in un'oretta e mezza e colgo l'occasione per invitarti a riflettere su una cosa. Ti sarà capitato magari di chiedere, di fronte a un lavoro di questo tipo, un preventivo al tuo meccanico, e ci sta, perché tutti vogliamo sapere cosa spendiamo quando ci sono lavori importanti e tutto quanto. Cerco di farti capire la difficoltà o magari la faccia stranita che il tuo meccanico ha fatto quando gli hai chiesto una cifra precisa. Perché? Perché di fronte ad una problematica come quella che ho incontrato io, in cui ho buttato mezz'ora, tre quarti d'ora di tempo per staccare una semplice crociera dello sterzo, e non è possibile prenderla a martellate con una mazza da cantiere perché almeno facciamo la svelta,
va curato tutto nel minimo dettaglio, cercando di evitare che si complichi la situazione. E quindi quando ci si trova di fronte a lavori così complessi, il metterci di fronte al preventivo o dopo il preventivo, salvo imprevisti, è doveroso. E quindi spero con questi video, con questa condivisione, di farti capire anche l'altro punto di vista, insomma, di chi si trova a lavorare tutti i giorni e dover gestire queste difficoltà. Una cosa fondamentale quando si parla di disaccoppiare la crociera dello sterzo dalla scatola guida, quindi fondamentalmente andiamo a svincolare che cosa? Quello che è il volante all'interno del veicolo dalle ruote esterne. È importante mettere le ruote al centro, il volante che sia al centro, e mettere o segnare con dei punti di riferimento. Qui per esempio la scatola guida riporta un punto di riferimento, te lo mostro, molto evidente. Qui abbiamo una puntina bianca in concomitanza del bollino blu, c'è una puntina bianca sulla plastica che si muove solidale al perno della scatola guida, e sotto abbiamo una tacca in alluminio. Mi avvicino, eccole lì, una, e qui sotto due. Qui sappiamo che la scatola guida è in centro, e all'interno del veicolo metteremo il volante in posizione centrale e staremo attenti a non girarlo in nessun momento della lavorazione. Questo perché? Perché può buttare fuori i parametri adattativi della scatola guida, dell'angolo del sensore angolo sterzo, che però è tutto rimediabile con la diagnosi, si cancellano gli errori, si riapprende il tutto, quello non è un problema. Ma dietro allo sterzo, dietro al volante, abbiamo spesso la treccia elettrica che trasferisce i comandi al volante, i comandi delle frecce, dal volante attraverso il movimento. È una specie di spirale che si avvolge su se stessa e si svolge. Se noi diamo un giro in più, nel momento in cui andremo a pacco con lo sterzo, con l'auto in strada, andiamo a stracciare questa spirale e va sostituito tutto il componente che sta dietro al volante, con una bella spesa. Quindi attenzione, nel caso si facciano queste lavorazioni, a mettere tutto in centro, a segnare, ad avere dei riferimenti giusti. Molto bene, arrivati a questo punto riprendiamo la nostra operazione di smontaggio, e in questo momento andrò a sollevare il veicolo e svincolare il reparto motore cambio slitta e meccanica avantreno dalla scocca, sganciando fondamentalmente qualche cavo di massa, sicuramente lo scarico, poi da sotto credo che ci sia pochissimo. Successivamente andrò a staccare l'ultima parte, che saranno gli ammortizzatori dai buomi e la parte idraulica e elettrica dell'avantreno, quindi sensori ABS e tubi dei freni. In questo caso sto smontando, scollegando i tubi dell'aria condizionata che dal compressore, perché è qui sotto, finiscono poi all'interno dell'abitacolo e davanti, dove li abbiamo già sganciati. Svincolo la molla che tiene la giunzione della marmitta di scarico, così da poterla liberare, e la parte del catalizzatore con il collettore di scarico rimane attaccata al motore e ce la portiamo via. Perfetto, arrivati a questo punto anche il sotto del veicolo è libero, dovrò soltanto finire di staccare le plastiche dei parafanghi, la parte posteriore, perché è vincolata alla slitta, quindi devo liberare quella. E una cosa che farò abbassando il veicolo è sfilare i cavi che arrivano alla batteria, che risulta qui, vanno poggiapiedi passeggero, lato passeggero,
sgancerò i morsetti dalla batteria e vengono fatti passare da un gommino passacavo, e anche questa parte di cablaggio rimane collegata al motore. È la parte di cablaggio che finisce anteriormente alle centraline, ma soprattutto ad alternatore e motorino di avviamento. Qui siamo nel sottoruota, al passo ruota sinistro, e vi mostro come il veicolo è concepito per essere appunto scarrata la parte meccanica del motore, cambio e avantreno rispetto alla carrozzeria del veicolo. Allora avremo da staccare uno, che è la connessione idraulica del tubo dei freni che arriva fino alla pinza, e due, questa che è la parte spina elettrica del sensore ABS. Vi faccio vedere, si può vedere da qui, è concepita con un attacco rapido, questa molletta si abbassa, ecco, ora non riesco a farvelo vedere perché devo tenere il telefono e fare tutte cose, quindi non riesco a fare tutto, ma qui abbassando questa molletta si liberano le clip laterali e la spinetta fuoriesce. Molto bene, ora è l'ultimo step di sgancio di cui vi parlavo, quindi siamo all'interno del veicolo, vano batteria, quindi poggiapiedi passeggero, ho sganciato i due poli e il cavo positivo e una spinetta con tre pin passeranno dal passacavo che è lì sotto. Si sgancia baionetta e lì siamo all'esterno del veicolo. Facciamo passare i cavi fuori e siamo pronti per staccare la slitta dalla scocca. Sono tornato a lavorare sopra la macchina perché mi è venuto in mente che questo veicolo ha la particolarità di avere l'impianto GPL, quindi sono dovuto andare a sezionare l'impianto dove si collega all'interno della chiocciola del collettore di aspirazione dove sono gli iniettori del gas. Quindi ho dovuto staccare quello, ho dovuto staccare un altro paio di cavi di massa da questo punto, e ora svincoliamo gli ultimi due punti di unione meccanica, che sono i due duomi degli ammortizzatori, destro e sinistro, e procediamo a staccare le quattro viti per parte. Le ho già allentate, guardate, vedete, in questo punto passa un dito perché ho già allentato una, due, che è qui dentro, tre e quattro viti sono lì dietro. Quelle posteriori le ho già tolte, e quella di centro e quella anteriore, sia da un lato che dall'altro, le ho abbassate per cominciare a far muovere la meccanica. Adesso svincolo gli ammortizzatori dal sopra, appoggio sotto un supporto al motore, ci calo sopra praticamente la macchina e poi vediamo di svincolare motore cambio dalla scocca. Mi è sfuggito il tubetto dell'attivazione della frizione, devo infilarmi sotto sganciarlo. Bene amici, finalmente direi che siamo andati un po' oltre decisamente le aspettative del paio di orette e appoggiamo il motore in terra. Grosse problematiche legate a dover girare attorno all'impianto del gas, purtroppo, perché l'impianto del gas vincola con l'impianto elettrico e con l'impianto idraulico inevitabilmente il motore alla scocca del veicolo, perché poi ci sono dei cavi che passano dall'esterno all'interno, che dal motore finiscono sulla scocca perché devono arrivare alla bombola posteriore, e quindi sono cose che inevitabilmente bisogna capire come raggirare, staccare quello che si riesce a staccare. Io ho optato per tenere anche il cablaggio dell'impianto del gas sul motore, cosa che invece di solito si riesce a svincolare e a staccare completamente, e quindi niente, questo mi ha fatto perdere decisamente più tempo del previsto, ma finalmente siamo pronti e ora abbiamo tutto quanto sul banco, tutto quanto in terra, più sul banco, sui bidoni, libero. Vi faccio una panoramica
del motore da giù, quindi opereremo da questa parte sul lato distribuzione per cambiare la catena che è qui sotto, e poi andiamo a scollegare il cambio dalla parte motore, aprirlo. Quindi ora svincolerò il tutto dai supporti: supporto motore lato cambio, supporto motore lato distribuzione, supporti motori anteriori che sono uno da una parte e uno dall'altra, e poi stacchiamo ulteriormente il blocco motore cambio dalla slittona e procediamo con il resto delle lavorazioni. A presto.